Oggi la giornata è stata dedicata all'equipaggio della Regia Venaria e ai suonatori di trompe de chasse della Fédération de Trompe de France, de Trompe de Bonne, e alle bande più importanti della zona intorno a Venaria. Perché corni da caccia e le bande? Ha tutto un suo filologico. I corni erano il cerimoniale di corte che accompagnavano le cacce, così come per esempio le trombe che accompagnavano la musica della scuderia, le parate del re o l'incontro di ambasciatori, eccetera. Da questi cerimoniali, alla fine dell'antico regime, sono nate poi le musiche militari. Dalle musiche militari nell'Ottocento si è passati alle musiche dei corpi bandistici aperte alla popolazione. C'è tutta una continuità storica tra gli antichi cerimoniali, la musica militare e i corpi bandistici. E questa giornata quindi riunisce insieme il borgo della città di Venaria, la reggia di Venaria, ma diciamo anche tutta l'Europa, perché questo approccio, quello che è avvenuto, questo filologico che collega il passato al presente, ha caratterizzato tutta l'Europa.